Quando la medicina è troppo amara, attacca da nuca, pesa la me cancellare, giorno e notte, sera e mattina, a meglia cure l'olio e ferrandina, e se ti vuoi sentire, non rendono castella, non t'ha mai mancato su versata da rivella. Fammi sta buona e non mi fa avanzare a tutto quelle cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa avanzare a tutto quelle cose che la vita non mi dà, 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 non mi dà. E se mi lasso sola e te ne vai lontana, mi mangio pecorina da filiana e poi fino a diavolo da l'inferno, se potesse rabbuffare a casa o tizzare un cerno. E poi mi fa massare la colpa che sa smania, mi mangio fiore fiore terra di Lucania. Ovviamente i comitati borbonici cercavano un capo carismatico, un capo militare per quell'orda di combattenti, ed il capo dei disperati non poteva essere che lui, Carmine Crocco di Rio Nero, il pastorello, il capraio di Rio Nero, che ora si sarebbe trovato a combattere da capo in un'altra guerriglia, che non era più quella di Garibaldi, ma che era quella che portava la bandiera borbonica. Carmine Crocco di Rio Nero, Vincenzo Mastronardi, il barbiere di Ferrandina, Ninco Nanco di Avigliano, Giuseppe Caruso di Atella, Di Biase di Ripa Candida, furono i primi attorno a cui si costruì l'esercito della guerriglia. I boschi di Lago Pesole furono il primo punto di raccolta delle bande. Si formarono più bande, ogni banda aveva il suo capo. La banda di Vincenzo Mastronardi di Ferrandina, la banda di Giuseppe Nicola Summa, detto Ninco Nanco, di Avigliano, la banda di Giuseppe Caruso, detto Zipeppe, di Atella, la banda di Michele Francesco Fasanella, detto Tinna, di San Fele, la banda di Giovanni Fortunato Esposito, detto Coppa, di San Fele, la banda di Vito Di Gianni, detto Totaro, di San Fele, la banda di Donato Tortora, la banda di Riccardo Colasuonno, detto Ciucciariello, la banda di Michele Voloninno, detto Il Guercio, di Barile, la banda di Agostino Sacchettiello, di Bisaccia, la banda di Teodoro Gioseffi, detto Caporal Teodoro, di Barile, e tante altre che si sarebbero aggiunte a questa, pur venendo da territori vicini, come la banda di Giuseppe Schiavone, detto Lo Sparviero, e come la banda di Michele Caruso, di Torre Maggiore. Crocco, messo alle strette, gioca l'unica carta che ha tra le mani: diventare il capo della restaurazione borbonica, il capo della guerriglia, accettare gli aiuti dei comitati borbonici. Intorno a sé ha i suoi fidatissimi combattenti ed il popolo dei disperati, solo alcuni armati di fucile, gli altri armati di roncole, di asce, di zappe, di bastoni, di chiodi. Un esercito agguerrito, mal vestito, senza uniformi, che stringevano tra le mani le immagini di madonne nere, portavano al collo sacchettini di ossa di animali e tanti altri amuleti. Contadini, caprai, pastori, taglialegna, uomini votati alla fatica, uomini che condividevano la vita col loro bestiame, all'aria aperta, tra i campi, tra le montagne, tra i corsi d'acqua, uomini che non avevano alcuna voglia di chinare il capo e che da soli volevano conquistare quel pezzo di terra che coltivavano quegli animali che loro tutti i giorni accudivano. Uomini che veneravano il loro capo perché uno di loro, ma più furbo di loro, più abile e più forte di loro. E Carmine sapeva come farsi ubbidire, come farsi ammirare, come farsi
rispettare. E poco da giusta sta bocca doce belle, non ci sta niente meglio che per coche rotondelle. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà, non mi dà, non mi dà. Nel marzo del 1861 Crocco passa all'attacco e il primo paese che invade è Ripa Candida. Col suo esercito di pastorelli, con la bandiera bianca ornata da 5 nastri azzurri rappresentanti i 5 fiumi della Basilicata, entrarono in Ripa Candida, dove ad aprirgli la strada c'erano 2 capi della guerriglia, Michele Di Biase e Michele Rarotonda. Il capitano della Guardia Nazionale di Ripa Candida, Michele Anastasia, chiese soccorsi, ma invano. L'esercito dei pastorelli invase la sede della Guardia Nazionale, si impossessò delle armi, divelse quadri di Garibaldi e dei Savoia, incendiò le bandiere italiane ed uccise lo stesso Michele Anastasia. Il 28 aprile del 1861 Giacomo Racioppi spedì un'allarmante relazione dalla Basilicata al Dicastero dell'Interno della Duocodenenza a Napoli, guidata dal cuneese Gustavo Ponza di San Martino. Il quartier generale della guerriglia borbonica fu l'agglomerato di case capanne in una zona che oggi rappresenta il comune di Ginestra, a pochi chilometri tra Ripa Candida e Venosa. Quel posto per Carmine Crocco era il suo impero, la sede del suo quartier generale. Il paese successivo che cadde nelle mani di Crocco fu Venosa. Venosa era poco distante da Ripa Candida ed era un centro più popoloso. All'epoca contava circa 8.000 abitanti. Il 10 aprile del 1861 la banda di Crocco mosse verso Venosa e senza difficoltà, contrariamente a quanto si pensasse, Venosa fu subito conquistata. La banda di Crocco entra in Venosa, arriva a Palazzo San Gervasio, alla piazza principale e poi al castello di Venosa. I 700 soldati della Guardia Nazionale si arresero subito, senza combattere, e Venosa fu conquistata. Il rito della conquista militare della guerriglia borbonica era sempre lo stesso. Assalto al paese. Ai lati della strada gente festante che inneggiava al Borbone. Dai campanili si sentivano i suoni delle campane, proprio per accogliere gli elementi della guerriglia nel paese. Assalto alla sede della Guardia Nazionale, dove venivano requisiti gli armamenti. Poi assalto al comune, dove venivano distrutte le effigi dei Savoia e venivano riposte quelle dei Borbone. Venivano poi incendiati i registri comunali per evitare le chiamate alla leva militare dei Savoia per i giovani. Si dava la caccia poi all'esattore comunale, si dava la caccia soprattutto alle case dei liberali e degli ex garibaldini, di tutti quelli che avevano avversato il Borbone. Accadevano moltissimi fatti di sangue, perché di guerra si trattava, di violenza inaudita, di vendette private, di devastazione, di saccheggi, soprattutto delle case dei liberali che erano considerati dei traditori. A Venosa venne assaltata la casa del medico Francesco Saverio Nitti, nonno del famoso meridionalista, ministro e presidente del Consiglio. Il figlio Vincenzo era diventato garibaldino e questo bastava ed avanzava per fare di lui un nemico. La porta di casa venne divelta ed il medico venne ucciso a colpi d'ascia. A Venosa la conquista ed i saccheggi durarono dal 10 al 14 aprile del 1861. L'11 aprile
la banda della guerriglia borbonica di Crocco lascia Venosa. Il 12 aprile 1861, il giorno dopo la partenza dei briganti, arriva in gran parata la Guardia Nazionale a cavallo, con tanto di drappo tricolore, ma non si mette all'inseguimento dei briganti. Si stabilizza al centro del paese, arrestando tutti i simpatizzanti della reazione borbonica, tanto che il carcere non bastava più ad accogliere tutti e si era costretti ad usare degli edifici e dei conventi per contenere tutta la gente che era stata incriminata. Ma non si verificarono soltanto arresti indiscriminati. Vennero eseguite numerose esecuzioni sommarie, secondo un canovaccio che diverrà comune ed usuale negli anni a seguire. Da Venosa le bande di Crocco proseguirono in direzione di Lavello e proprio il paesino di Lavello fu assaltato e facilmente conquistato. Ma il vero obiettivo delle bande capeggiate da Crocco era arrivare a Melfi, il centro più grande e prestigioso, quel centro che Federico II di Svevia nel 1231 aveva designato come capitale del regno meridionale. Sembrava una cosa impossibile per le bande di Crocco conquistare Melfi. L'ingresso nella cittadina lucana avvenne invece in modo a dir poco trionfale. Le famiglie dei notabili di Melfi addirittura si erano messe a capo di un movimento politico che avrebbe dichiarato decaduto il governo di Vittorio Emanuele e ripristinato quello borbonico. L'eco delle vittorie di Crocco era giunto fino a Melfi e così il 15 aprile del 1861 Crocco entra trionfalmente in Melfi. Il conte Luigi Aquilecchia gli spalanca le porte del suo palazzo. Con lui c'è Carlo Colabella, consigliere d'intendenza. Il sottointendente Decio Lordi, invece, scelse di fuggire al sicuro a Potenza, lasciando Melfi al suo destino. Melfi era stata conquistata senza sparare nemmeno un colpo ed era il centro più importante della zona. Come da prassi, la Guardia Nazionale fu svaligiata, così come le casse comunali, gli archivi distrutti. In chiesa veniva esposta la statua della Madonna Nera del Carmine. Suonarono le campane a festa, le donne festanti dai balconi lanciavano fiori all'esercito dei pastorelli. Addirittura il conte Aquilecchia fece un discorso dal suo balcone osannando il Borbone e il loro condottiero, Carmine Crocco. Tra il 15 ed il 18 aprile del 1861, Carmine Crocco dormì beato nell'antico palazzo degli Aquilecchia. Durante quel soggiorno, addirittura qualcuno venne in mente di ammazzare il capraio di Rionero, ma nessuno osò farlo. Crocco, prima di lasciare Melfi, vi insediò un nuovo governo. Un governo provvisorio con prodittatore Luigi Aquilecchia, Luigi Araneo sindaco, Vincenzo Aquilecchia capo della Guardia Urbana e Antonio Mele ispettore di polizia. Nel Duomo di Melfi rimasero esposti i quadri dei sovrani Borbone. Crocco andò via da Melfi con un bel bottino, circa 30.000 ducati. Intanto la controffensiva governativa si stava preparando. A Barile si concentravano i soldati piemontesi, provenienti dai comandi di Bari, Potenza e Foggia, della sesta compagnia di linea al comando del luogotenente Monzini, cui si aggiungevano uomini del 30° reggimento della Guardia Nazionale di Rionero, Sanfele, Muro e Bella. In più c'era il secondo battaglione Pisa, con uomini sparsi tra Potenza ed Atella. Insomma, il neonato Stato italiano emetteva i suoi primi vagiti, che suonavano come dei ruggiti per i non allineati. Prima di partire da Melfi, Crocco pensò di mandare allo scontro con le truppe regie, inviate dal vice governatore Racioppi,
le bande capeggiate da Ninco Nanco, La Rotonda, Romaniello e Mastronardi. Fu quello il primo vero scontro che avvenne tra i regi militari e le truppe irregolari della guerriglia borbonica. Fu uno scontro durissimo dove persero la vita molti guerrieri pastorelli e Crocco capì che era giunto il momento di mettersi in marcia e di cambiare zona. Tutti i paesi occupati dalla guerriglia tornarono in mano dei militari italiani e dei liberali meridionali. I notabili di Melfi che avevano accolto ed ospitato Crocco vennero arrestati, in primis di Aquilecchia, e portati in carcere a Potenza. Tra gli insulti e gli sputi della popolazione, quella popolazione che solo 4 giorni prima li aveva applauditi e aveva osannato l'entrata di Crocco. I signori Aquilecchia e gli altri notabili, come Gennaro Fortunato e Pasquale Catena di Rio Nero, venivano trattati con tutti i riguardi in carcere. Erano potenti e non furono condannati, ma dopo un certo periodo di prigionia, tutti scarcerati, senza alcuna colpa al loro carico. Ben diverso era il destino dei plebei, dei Zappaterra, che venivano subito fucilati, senza pietà, anche per evitare che potessero parlare e potessero quindi svelare le complicità dei signori. Con l'assalto di Melfi, l'effetto sorpresa delle bande di Crocco era finito. Ormai i vertici militari avevano capito che quelle bande di pastorelli erano ben guidate e molto più pericolose di quanto si potesse immaginare in partenza. Le timide ed impaurite guardie nazionali andavano sostituite da compagnie e da battaglioni di soldati dell'esercito regio, soldati esperti e bene addestrati. Per stabilizzare il posto, le guardie nazionali non erano sufficienti. Ci volevano soldati esperti e quei soldati esperti erano soldati del Regio Esercito Italiano. Può sembrare strano che a pochi mesi dal plebiscito del 21 ottobre del 1860 suonava strano che adesso per mantenere la situazione sotto controllo ci dovesse essere l'impiego della forza armata, ma non solo una forza qualunque, di gente bene addestrata. Crocco e le sue bande lasciano Rio Nero e la Basilicata, superano l'Ofanto dal ponte di pietra dell'Oglio e con 1000 uomini deviano verso Monteverde, Carbonara e Calitri. Il 19 aprile del 1861 Crocco e le sue bande sono a Monteverde, il 21 sono a Calitri. In Irpinia si ripetono le stesse cose viste in Basilicata. Crocco viene accolto ed ospitato dai signori del posto ed il prete lo benedice e lo incoraggia. Il popolo lo guarda con ammirazione e anche con timore. Ma tutto ciò dura fin quando la Guardia Nazionale e l'esercito non giungono sul posto, sbaragliano le resistenze e tutto comincia da capo. Si tratta di occupazioni fugaci che non durano per un periodo considerevole. Quando le Guardie Nazionali e soprattutto i soldati dell'esercito regio italiano ristabiliscono l'ordine, i popolani vengono arrestati o più spesso frettolosamente fucilati. I signori vengono arrestati ma trattati con grande riguardo e poi liberati e dopo dei processi farsa vengono scagionati, liberati e riabilitati. La fama di Crocco ha superato i confini della Basilicata, dell'Irpinia e della Capitanata. Crocco ha un esercito di 1200 uomini. È vero, fatto di pastorelli, ma anche di renitenti di leva e di soldati borbonici. La sua truppa incute paura nei signori, nei liberali locali, incute rispetto nei soldati reggi, alimenta speranze nei comitati borbonici, diretti dall'esilio romano dal generale Tommaso Clarì. Nel giugno del 1861 la marcia trionfale nei paesi della Basilicata e nei paesi della vicina Irpinia
per le bande di Crocco è finita. L'apparato governativo guidato dal generale Cialdini a Napoli e i responsabili della sicurezza sul territorio nelle province di Potenza, il governatore Giulio De Rolland e il sottointendente Decio Lordi, sono pronti ad annientare quelle bande criminali. Le bande al comando di Crocco si stanziano in luoghi impervi ma sicuri, come i boschi di Monticchio e i boschi di Lago Pesole. Tutto sembra calmo, ma si tratta di una calma apparente e soprattutto temporanea. Si prepara un'estate di fuoco, che è l'estate del 1861.